Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati qui negli studi di RTM, pronti a goderci una nuova puntata di Tratti e Ritratti, che come ormai saprete è un programma dedicato all'arte, alla bellezza e alla creatività, ma soprattutto un ampio spazio dedicato agli ospiti, come quelli che abbiamo visto di puntata in puntata, che si raccontano senza riserve davanti alle nostre telecamere, regalandoci davvero dei momenti emozionanti ed entusiasmanti grazie alle loro storie professionali di vita, ma soprattutto ci rendono partecipi del loro processo creativo, ognuno per il proprio settore di appartenenza, che sia il cinema, che sia la musica, che sia il teatro e tanto altro ancora. Anche oggi ci prepariamo a vivere un'altra meravigliosa puntata grazie all'ospite che sto per annunciarvi. Lui è un autore, un compositore, uno strumentista, un cantante e un attore attivo nel mondo professionale da tantissimi anni. La sua lunga carriera inizia negli anni 90 con la band Bretton Beatles, con la quale porta in giro un bellissimo repertorio in tutta Italia, ottenendo tantissimi riconoscimenti sia dal punto di vista della critica, ma anche come successo di pubblico. Tante le collaborazioni importanti nel corso del suo percorso artistico, da Bruno Zambrini a Mario Lavezzi, a Siria, ma non posso non citare la collaborazione col grande Gianni Morandi in veste di vocalista e chitarrista in diversi tour, ma anche la partecipazione sempre con Gianni Morandi nel programma Non facciamoci prendere dal panico, in onda in prima serata su Rai 1, e di cui il nostro ospite faceva proprio parte della band del grande Celso Valli. Collaborazioni anche con Umberto Tozzi, con Marco Masini nel loro tour, nel loro bellissimo tour, e poi ancora anche un duetto con il grande Marco Masini. Un ospite davvero eccezionale, ha preso parte anche a diversi musical, dalla Febbre del sabato sera al Fantasma dell'Opera, dove interpreta Eric, il fantasma. Ha formato una bellissima band di cui è leader indiscusso, la band dei 3G's, che è una delle più acclamate e importanti tribute band dei Bee Gees al mondo, con la quale vanta anche diversi brani originali, tra i quali Love Me at Christmas, che diventa la colonna sonora del film Christmas in Love. Ma non finisce qui, perché il nostro ospite scrive anche brani per artisti emergenti e non ultimo anche musiche e composizioni per spot pubblicitari e per programmi televisivi, da Rai 3 alla 7, programmi come Chi l'ha visto. In veste di cantautore ha all'attivo diversi singoli e album come 3.14, il suo primo album solista, e poi ancora Middleman, interamente scritto in inglese, entrambi editi a P-Beat, e poi anche un album con i 3G's, Sunday for Lovin'. E proprio quest'anno, a gennaio, è uscito il nuovo singolo Watching Rainbows proprio con i 3G's. Tutti lavori dei quali ci parlerà nel corso di questa intervista. Tutto questo e tanto altro ancora oggi qui a Tratti e Ritratti grazie al nostro ospite. Abbiamo con noi in collegamento Alex Sammarini. Ciao Alex! Ciao a tutti! Ciao! Grazie Ciao. Di questa bellissima presentazione, grazie. Grazie a te Alex, io sono felicissima di averti qui, anzi ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, io ne sono felicissima per due motivi, sia perché ti stimo tantissimo come artista e poi perché ho avuto il piacere di vederti dal vivo a Campomarino di Marugio, a pochi passi dagli studi di RTM. Devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita
dalla tua voce, hai una voce pazzesca, un carisma, che dire, incredibile. Quindi sono sicura che i nostri telespettatori saranno felici di scoprirti, di conoscerti, ovviamente per chi non ti conosce già. Beh, c'è la maggior parte. Ma noi siamo qui apposta a far conoscere questi splendidi talenti italiani e tu rientri tra questi. Che dire, innanzitutto come stai? Che si dice dalle tue parti a Roma? Ma a Roma si respira più o meno quello che l'aria che si respira ovunque, insomma, siamo tutti al cospetto di questa dimensione un po' surreale, che tra l'altro ha colpito come, insomma, questa è una cosa ormai che dicono tutti, che sanno tutti, nel nostro settore è stato colpito particolarmente da questa pandemia, per cui abbiamo un po' fermato, messo i remi in barca da un anno a questa parte, e chiaramente c'è anche chi ovviamente artisti che sono riusciti comunque a mantenere un'attività, che soprattutto chi lavora in televisione, ma le band come noi, che appunto avevano un'attività importante in Italia e soprattutto all'estero, si sono ritrovate in questa situazione. Chiaramente cerchiamo, insomma, di essere positivi, cioè, di avere una visuale che non sia così tetra come a volte si prospetta. Per cui, insomma, siamo fermi, ma con la mente e l'anima in movimento, ecco, diciamo così. Allora Alex, siamo fermi, ma noi di RTM siamo in movimento da una parte all'altra Esatto. d'Italia alla scoperta, alla ricerca di tanti meravigliosi talenti. Quindi ne approfittiamo di questo periodo di fermo generale per far parlare la bellezza. Ecco, Alex, tu hai una bellissima carriera alle spalle, hai fatto tante cose importanti, abbiamo parlato delle collaborazioni, abbiamo parlato della tua prima band, però facciamo un attimino un passo indietro. Torniamo all'Alex ragazzo, all'Alex bambino. Ecco, so che quando avevi 5 anni sognavi di avere il pianoforte e poi ti sei ritrovato invece a suonare la chitarra, che è quello che è diventato il tuo strumento. Ecco, come ti sei avvicinato a questo meraviglioso mondo della musica? E poi è diventato man mano una professione. Guarda, io non so se siamo noi che ci avviciniamo alla musica o è la musica che si avvicina a noi. Io sono stato subito così colpito da queste vibrazioni. Penso, si dice che quando siamo, diciamo, nel grembo materno, diciamo, la musica entra comunque in qualche modo, già modifica certi nostri approcci proprio alla realtà, per cui io credo molto in questo, tanto che comunque sì, intorno ai 5-6 anni io ascoltavo musica progressive, cioè comunque, ma non perché non è che mi compravo i dischi, per qualche strano motivo entrai in contatto con questo genere di musica e me ne appassionai al punto che avevo una specie di smania, avevo il desiderio folle di poter imparare a suonare il pianoforte che non avevo in casa e che non potevo trattare, nel senso che ho dovuto fare una rinuncia almeno per qualche anno e sognare di suonare il pianoforte. Nel frattempo c'era una chitarra buttata da una parte che non ho usato fino ai 12-13 anni, quindi diciamo che questo sentimento, questa passione che si era già generata in tenera età, ha aspettato un pochino prima di essere, diciamo, espressa praticamente con uno strumento. Dopodiché, appunto, poi, insomma, ho imparato quei 3-4 accordi alla chitarra che mi hanno consentito poi di fare un po' quello che è la trafila classica dei ragazzetti adolescenti, con i vari gruppi, le prime situazioni in cui si condivide la musica con aspettative di vario tipo. Io avevo un'aspettativa, insomma, di fare questa cosa nella vita, e diciamo che alla fine posso dire che l'ho fatto, e questo già comunque mi sembra un buon risultato, ecco.
E non poteva essere diversamente, visto le tue grandi doti. Io sfido chiunque ad ascoltarti che non riconosca questo tuo aspetto. Ascolta, Alex, già tu nei primi anni 90 hai iniziato insomma con questo gruppo Brett e The Beaters, di cui eri cantante e chitarrista, per il quale hai scritto tantissimi brani, ottenendo appunto anche riconoscimenti dal punto di vista della critica e successo di pubblico. Ecco, la domanda che mi chiedo, come mai questo nome, Brett? Ecco, mi ha fatto un po' pensare che tu ti sei ispirato a Brett Sinclair, interpretato da Roger Moore nel telefilm Attenti a quei due. È una coincidenza oppure ci ho preso? Diciamo che ci hai preso. sì, no, eravamo dei ragazzetti alle prese con varie, insomma, vicissitudini personali e ci siamo ritrovati a fare questa band alla quale abbiamo dato questo nome, Brett and the Beatles, ovviamente ispirandoci a Attenti a quei due, Brett Sinclair e Danny Wilde, insomma, questa serie TV storica, insomma, di cui noi siamo stati dei grandissimi ammiratori. E per qualche anno abbiamo messo su questa band che, insomma, forse chissà, in questo periodo sarebbe stata catalogata nell'ambito della musica indie, anche se facevamo un genere un po' particolare, lo chiamavamo e lo chiamavano pop ironico, perché mischiavamo un po' di cose, forse un po' troppe, anche per questo poi non siamo andati troppo avanti, per cui mettevamo canzoni, diciamo, con ispirazione anche di, diciamo, fondamentalmente british, al tempo ancora british non si usava come termine, comunque eravamo molto influenzati dai Beatles, eravamo influenzati allo stesso modo anche da tipo da Elio le storie tese, nel senso che comunque nello stesso periodo, cioè abbiamo cercato di fare questa commissione un po' improbabile, e facevamo dei concerti molto divertenti e siamo arrivati a un pelino, come spesso accade, da un contratto importante con una casa discografica importante. Poi per varie vicissitudini questa cosa non è stata portata a, non è stata finalizzata, ma comunque, insomma, ci siamo divertiti molto e poi questa è stata una formazione musicale molto 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 densa, molto molto con grandissima creatività, insomma, cioè, ci ha portato ad avere e soprattutto è stata proprio una dimensione non solo musicale, ma anche proprio di vita che abbiamo condiviso e è stato, insomma, un bel periodo e forse è anche giusto che non sia andata oltre, ecco, non so, non ho particolari rimpianti, nel senso non ho una, non è che mi il pensiero di non aver concluso, di non aver fatto magari questo contratto discografico, chissà, magari non, le cose vanno come devono andare, per cui diciamo che è andato bene così. Beh, diciamo che dagli anni 90 in poi è stato un po' un percorso in salita, dalla pubblicazione del maxi singolo per la Digit sotto pseudonimo Dotto Seger, un maxi singolo dance, e poi le prime collaborazioni. Non posso non chiederti, insomma, di Gianni Morandi, essendo un pezzo di storia della musica italiana, uno dei personaggi più apprezzati in Italia, sicuramente non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Con lui hai fatto anche diversi tour, so che hai partecipato anche nella trasmissione Non facciamoci prendere dal panico, che era forse nel 2006, se non sbaglio, Sì, una trasmissione in onda in 2006. prima serata su Rai 1. E forse aveva anche la particolarità di essere una trasmissione itinerante con tanti ospiti, c'era stato anche Massimo Ranieri tra gli ospiti, c'era la band di Celso Valli di cui tu facevi parte, insomma una bella soddisfazione. Ecco, a questo punto mi piacerebbe ci raccontassi un po' di qualcosa sul tuo rapporto con Gianni Morandi, come vi siete conosciuti, com'è stato lavorare con lui, qual è il più grande insegnamento che ti ha dato un personaggio, insomma, di questo tipo, che se dopo tanti anni lo troviamo ancora sulla cresta dell'onda, un motivo ci sarà, insomma. Guarda, sembrerà banale, ma veramente avere a che fare con un personaggio del genere comunque ti segna. Ti segna, nel caso mio mi ha segnato ovviamente in positivo,
mi ha insegnato tantissime cose. L'insegnamento nasce dalla quotidianità, dalla condivisione di quello che succede sul palco, anche fuori, dai discorsi, dalla percezione dello spessore della persona, dal capire che hai davanti un monumento, ma nello stesso tempo un uomo con cui riesci comunque anche a scherzare, a parlare. Io, tra l'altro, ringraziando Dio, ho avuto un ottimo rapporto, anche diciamo amichevole, con Gianni durante, diciamo, le nostre collaborazioni, che andava anche un po' al di là della mera condivisione del lavoro, insomma, di andare sul palco, suonare, andare in giro per le città a suonare. E che dire, io ho avuto la fortuna di entrare la prima volta nel 96, nel tour di Morandi del 96, grazie a soprattutto a Paolo e Andrea Amati, che avevano lavorato con loro e mi hanno introdotto e gestivano, diciamo, la band, e sono stato introdotto in questa situazione. Ed è stato, diciamo, sai, molti fanno, cioè io non sono un turnista, no? Cioè, perché il discorso è questo, cioè chi lo fa per tutta una vita, suona con chiunque, eccetera, eccetera. Io non ho avuto, ho suonato con molta gente, però non ho l'approccio di questo tipo, perché tendenzialmente sono uno che ci mette la faccia, anche se appunto in situazioni un po' particolari, come possono essere i Trigis, come è stata l'altra band. Per cui per me io l'ho vissuto sempre un pochino come una dimensione che va un po' al di là del prestare il proprio servizio verso un cantante, un musicista famoso. Quindi ho imparato tantissimo, tanti aspetti, ripeto, che poi uno si ritrova quando poi le applica nelle proprie cose. L'insegnamento di Gianni, io non te ne posso dire uno in particolare, perché ce ne sono stati tantissimi. È solamente avere a che fare con una persona del genere che comunque ti predispone, ti apre un po' la strada a quello che sarà la tua strada. Cioè, per cui io sono sempre grato a Gianni per quello che ha fatto, magari senza neanche saperlo, come spesso accade. E devo dire che queste sono cose che magari uno sente dire, no? Anche quasi sempre, ma ti posso assicurare che non sono tutti quelli che lasciano questa impronta con le persone con cui collaborano. Assolutamente, immagino sia stato davvero, insomma, un'esperienza unica e incredibile. Io non ho avuto questo piacere di conoscere Gianni, però si intuisce, insomma, che sicuramente sia una persona splendida. So che non è stata però l'unica collaborazione, so che hai ad esempio preso parte anche al tour di Masini e Umberto Tozzi, anche duettato con Marco Masini. Cosa ci racconti invece di loro? Ma è stata... mi sono ritrovato in questa situazione dove si erano messi insieme Umberto Tozzi e Masini, che in virtù della loro, diciamo, antica collaborazione, quando Masini era il tastierista di Tozzi, e poi a un certo punto Masini è diventato un grandissimo un personaggio molto, molto famoso negli anni 90, e hanno deciso di mettere insieme queste due carriere e condividerle sul palco. Quindi è stata un po' un'operazione, ma un'operazione anche molto interessante, molto diciamo anche qualitativamente di alto livello, perché comunque sul palco la sera si sentivano, insomma, un pezzo dietro l'altro, tutti grandissimi successi. E poi io personalmente poi ho continuato a lavorare solamente con Marco, abbiamo fatto un tour estivo, e insomma anche quello è stato, diciamo, un arricchimento importante. Ecco, ripeto, sempre in una chiave che non è quella stretta del turnista, ripeto, perché io non lo sono, non ho
non ho probabilmente neanche le credenziali per fare il turnista come fanno i veri turnisti. E quindi ho sempre vissuto in un altro modo, ma anche questa è stata un'esperienza molto formativa, come tutte, insomma, d'altronde, se uno vuole, qualsiasi esperienza, anche quelle negative, poi diventano formative. Mi trovi assolutamente d'accordo, lo dico ai telespettatori a casa che Alex ha anche lavorato con Siria, che è un altro, insomma, personaggio importante italiano. Passiamo ora a parlare invece di Alex il cantautore. Ecco, nel 2000 il tuo primo singolo solista, Quello che non sono, il video ottiene una nomination come miglior video indipendente. Nei miei sogni scivolavi piano, rapinandomi, e se ti rincorrevo tu no. Seguito poi dal singolo Laura, quindi sono onorata di avere, insomma, un artista che ha un singolo con il mio nome. Fino alla Laura, tra lenzuoli, balli in Italia. Ullala Laura, ti cercano e tu non vuoi più scendere giù. Fino alla pubblicazione nel 2005 del tuo primo album solista 3.14, edito dalla P-Beat. Ti va di parlarci di questo lavoro? Allora, è difficile essere sintetici, perché comunque, sai, si parte da lontano. E io ho sempre scritto canzoni, ho fatto, tra l'altro, appunto, quella band di cui poi parlavi prima, perché Brett and the Peter sono stati un po' l'inizio, diciamo, di un percorso musicale che poi è sfociato, appunto, in questi primi miei lavori. Tra l'altro, questi erano brani che avevo scritto in precedenza proprio con la band, sia Quello che non sono che Laura. E poi sono diventati ulteriormente un album di canzoni in italiano, lingua con cui io ho sempre avuto un rapporto un pochino conflittuale, perché istintivamente mi viene sempre da fare le cose in inglese. E questo disco, devo dire che ogni tanto me lo risento e non è affatto brutto. Questo comunque, cioè, contiene ancora botta. Non so cosa dire, dico solo che è stato un disco molto sofferto nella realizzazione, perché in pratica l'ho fatto, come spesso mi accade di fare, molto da solo, nel senso che comunque me la sono cantata e me la sono suonata, anche se ovviamente ho avuto l'aiuto di, in quel caso, nel disco 3.14, anche nel c'era un bassista, Fabio Fraschini, e un batterista, Giulio Canepone, che mi hanno aiutato, abbiamo fatto proprio le prove da band e poi abbiamo registrato questo disco. È un disco a cui io tengo particolarmente, perché c'è una bella parte di me, diciamo, che sono riuscito a esprimere anche in italiano, e che questo per me è un evento, perché per me la musica ha un'importanza così, così primaria, che a volte è già un linguaggio di per sé. Quindi metterci un altro linguaggio, che è quello dell'italiano, quello che io uso sempre, è come faccio un po' fatica a sovrapporli questi linguaggi. E l'inglese, che non è la mia lingua, invece va un po' più liscia, no? Per cui questo disco, devo dire che è un disco nel quale sono riuscito a trovare un buon equilibrio, e ripeto, insomma, ancora adesso trovo delle cose interessanti, e insomma ancora tiene il tempo. Nel 2017 invece fai questo altro album meraviglioso, Middleman, scritto questa volta interamente in inglese. Ecco, non ti chiedo del perché della scelta in inglese, perché ognuno è libero di seguire il proprio istinto, e quindi hai fatto bene a scriverlo in inglese, se ti sentivi di scriverlo in inglese, visto che è una lingua che ti piace e che senti tua. E so però che è un album che ha avuto un lungo periodo di incubazione, quindi com'è nato questo disco? Qual è stata, diciamo, la fonte di ispirazione? When I'm down, I can look above and pray for.
Guarda, io avevo e ho ancora, tra l'altro, cioè, un foglietto, una lista di tutti i pezzi che ho scritto, così non me li dimentico. Cioè, intanto annoto, perché chiaramente non tutti poi li sono brani che sono stati registrati. E, questo disco c'è voluto molto, soprattutto perché ridendo e scherzando, insomma, la mia attività di con la band dei Trigis ha preso un piede che in pratica è stata, diciamo, il core business della mia attività, insomma, quindi in qualche modo lavorare sui brani del disco ha richiesto più tempo. Io un po' devo fare un po' i conti con una forma di pigrizia che un po' mi rallenta i tempi. Poi devo dire che ogni singolo pezzo è un figliolino, per cui ci lavoro parecchio, magari non dal punto di vista proprio del tecnico, ma dal punto di vista proprio della gestazione, della crescita, quasi proprio accompagno le canzoni e vedo se possono andare avanti, possono essere registrate, a un certo punto vedo a che punto di maturazione sono e scelgo se farle uscire o meno. Diciamo che questo album, anche questo, diciamo, contiene parecchia farina del mio sacco, nel senso del sacco interiore. I testi sono un pochino, insomma, quasi tutti riguardano situazioni molto personali e forse anche per quello l'inglese, diciamo, mi permette anche di esprimermi molto sotto certi punti di vista, ma anche di, forse ho anche bisogno un pochino di nascondermi dietro un po' l'inglese, devo essere onesto. Per cui questo album, diciamo, io non, ripeto, faccio fatica a parlarne, nel senso, perché anche questo me lo sento e non è brutto, insomma, questo è, cioè, e io confermo che non è brutto, lo confermo. Non è brutto, ci sono dei pezzi che, insomma, dei brani. Tra l'altro io adesso in questo lockdown, in questo fermo, ne ho fatto un altro, perché ho già pronti una decina di pezzi nuovi, per cui presumo che da qui a qualche tempo vedrà la luce un altro disco che continuerà, diciamo, sullo stesso percorso di Middleman. E noi restiamo in attesa di questa opera. Ascolta Alex, ti faccio una domanda che forse potrà essere difficile, non lo so, se lo facessero a me sarebbe difficile. Dell'album Middleman, se adesso in questo momento ti chiedessero consigliami quale brano ascoltare in particolare, ecco, in base alla tua situazione emotiva attuale, quale ci consiglieresti? Beh, questa forse visto che è un'intervista, in genere prima dell'intervista spesso uno si mette d'accordo, no? Noi avremmo dovuto metterci d'accordo su questa domanda. Beh, sfrutto l'effetto sorpresa, dai. Perché l'effetto sorpresa è mio, cioè io non so, perché guarda, comunque ti posso dire che ci sono, ne posso dire due? Assolutamente. Posso esagerare? Esagera. Uno è il pezzo che dà il titolo all'album, Middleman, che diciamo che è un po' un piccolo manifesto, insomma, è una dichiarazione di come uno si sente, Middleman, io mi trovo, questa canzone, il titolo di questa canzone è perché io, quando mi chiedono come stai, io rispondo sempre medio, quindi ho voluto dare, diciamo, questo medio nasconde tutto, può nascondere sto da schifo, sto benissimo, ecco, in questo medio si racchiude tutto quanto, e questa canzone un po' è esattamente questo che vuole dire, dentro questo essere al centro, in mezzo, nel essere medio, diciamo,
in questo range in realtà si nasconde tantissimo, ecco, questo diciamo è il senso profondo della canzone, e, che è una delle due che vi consiglierei. L'altra è un pezzo che si chiama Sunlight, è un pezzo diciamo molto più classicheggiante, di entrambi tra l'altro c'è un contributo video su YouTube, quindi se uno volendo può anche andare a cercarselo nei meandri del tubo. Alex, tu ormai da anni sei leader indiscusso dei 3G's, questa band insomma che è acclamata in tutto il mondo per essere insomma una delle migliori tribute band dei Bee Gees, però devo dire che è una band insomma che vi dà la possibilità di mettere insieme anche, oltre alle sonorità dei Bee Gees, anche la vostra creatività, considerato che fate anche insomma dei pezzi originali. Ecco, so che anche una vostra canzone, Love Me at Christmas, è diventata colonna sonora del film Christmas in Love. Sicuramente è un progetto edificante, soddisfacente. E qual è il segreto della longevità di questo gruppo, di questo successo? Può essere anche l'amicizia che ti lega ai meravigliosi musicisti che fanno parte di questa band con un background davvero importante come il tuo? Diciamo che l'amicizia è proprio il senso di famiglia che si respira dentro questa band, è sicuramente un ingrediente fondamentale, perché comunque abbiamo veramente, soprattutto con Paolo, e adesso tra l'altro approfitto per salutare gli altri ragazzi che sono Paolo Amati, che diciamo è un, ormai siamo, cioè, ci conosciamo da quando eravamo adolescenti, e abbiamo poi continuato questa collaborazione pratica sempre, fino a farla scocciare poi in questa cosa che è una band che ha girato il mondo e speriamo di girare ancora, tra l'altro. E poi c'è Ezio Zaccagnini, che è uno dei più bravi batteristi italiani, un altro fratello con cui ho condiviso tantissimo, Francesco Bancalari, che adesso non fa più parte della band, ma che insomma che un annetto fa ha deciso un po' di dedicarsi ad altro, e abbiamo rispettato questa sua decisione, anche se ci dispiace tantissimo. È stato sostituito da Aidan Zammit, altro musicista molto 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 bravo, altra persona splendida. Diciamo che è noi spesso l'abbiamo visto, vediamo molte band, molti gruppi intorno a noi che per carità composti da musicisti eccelsi, da gente fortissima, ma devo dire che vedere questa, diciamo, questa unione, questa connessione, questa amicizia, questa condivisione veramente di tante cose che poi viene portata su un palco, ce ne sta veramente, è qualcosa che non si vede molto in giro, ecco. Per cui questo è un aspetto fondamentale. E poi è chiaro che anche nella scelta di una situazione un po' particolare, perché noi abbiamo scelto di fare questo tributo, ma non è stato non era un tributo, noi volevamo suonare le canzoni di un gruppo forte. Forti di una serie di caratteristiche, il falsetto che io uso che è molto simile a quello di Barry Gibb, chiaramente un'attitudine a suonare i brani in un modo molto 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 fedele, ma nello stesso tempo anche di dare una propria proprio avere, diciamo, di mettere il proprio, no? Perché sì, le tribute band in realtà poi alla fine sono un fenomeno molto interessante, ma anche molto inquietante, perché in realtà non esiste il gruppo, cioè c'è una rappresentazione, c'è una maschera dietro le quali, e poi ci sono dei bravi musicisti magari che fanno bene i Queen, che fanno bene gli Aerosmith, che fanno bene i Beatles, per carità. Però è difficile riuscire a inquadrare il musicista dietro questa, diciamo, questa rappresentazione, no? La rappresentazione di una
di una carriera, di un repertorio. Noi non ci siamo mai truccati, non ci siamo mai messi, cioè chiaramente ci mettiamo, cerchiamo, cioè non andiamo in giro con le camicie rotte, però non abbiamo interesse di rappresentare un'icona dal punto di vista visivo. Abbiamo semplicemente scelto un repertorio che è straordinario, perché comunque si sta parlando di 50 anni di canzoni di grandissimi successi, e abbiamo scelto questa cosa perché era innanzitutto non la faceva quasi nessuno, e poi perché potevamo essere anche noi stessi dietro questa cosa, tanto che piano piano abbiamo scelto e deciso di mettere all'interno del repertorio dei brani originali, che sono appunto sfociati poi in questo album che abbiamo deciso di far uscire in vinile 3 anni fa, che si chiama Sunday for Love, dove ci sono 10 brani completamente scritti, arrangiati e registrati da noi. Devo dire... Sì, dimmi. Prego, prego, dimmi, interrompimi perché io parlo. Non no, assolutamente, mi dispiace averti interrotto. Dicevo che è un album molto bello perché, insomma, rinvertisce un po' i fasti di un'epoca d'oro della musica, anche se utilizzate delle sonorità moderne, attuali, ma con quel gusto un po' retro, lasciami passare il termine, che strizza un po' l'occhio agli amanti del genere, no? In qualche modo. Noi abbiamo preso... proprio come, cioè, ma abbiamo preso, guarda, in realtà poi sembra quasi che sia un'operazione fatta, diciamo, a tavolino. C'è un istinto che è quello che guida chi scrive le canzoni, che la maggior parte le ho scritte io, perché sono un fan dei Bee Gees da quando ero un bambino, però c'è proprio un istinto, capito? Un istinto che non è un forzato, è un istinto che poi naturalmente si fonde con quelle che sono le caratteristiche richieste per fare questo genere di musica. Queste canzoni che abbiamo fatto ovviamente sono molto più orientate alle canzoni che i Bee Gees scrissero nella seconda parte degli anni 70, quindi il loro periodo più luminoso, no? Dal punto di vista della loro carriera proprio e della loro fama, ma anche dal punto di vista della loro creatività, perché si sta parlando di un gruppo che in quel periodo fece 5 singoli nella top 10 americana, cioè voglio dire, si sta parlando proprio in un periodo dove i dischi si vendevano veramente. Per tornare al discorso proprio dell'approccio, noi abbiamo scelto quel periodo semplicemente perché era quello che ci viene meglio, insomma, ci è venuto meglio riproporre perché sono canzoni che a forza probabilmente di suonare questo repertorio ci vengono naturali, ecco. Quindi la cosa buona, la cosa bella è che non si sente una forzatura, ecco. Io questo qua posso dirlo tranquillamente senza tema di smentita, perché credo che ci sia proprio di base questo nel quello che si può definire il nostro piccolo successo, e che si sente che dietro c'è una sincerità, ecco, di fondo. Non si sta facendo niente di artefatto, e tutto quello che viene in maniera molto molto naturale, ecco. A proposito di questo album, io so che prima di uscire con quest'album è successo qualcosa di particolare, mi riferisco al lancio del brano Sweet Embrace, è successo un pandemonio, un vero e proprio caso mediatico, o mi sbaglio? C'è stato qualcuno che ha confuso il vostro brano con un brano originale dei Bee Gees, tant'è che è dovuto intervenire anche il management dei Bee Gees a dire no, non sono i Bee Gees, o mi sbaglio? No, vabbè, lì abbiamo fatto un piccolo così. C'è una canzone dei Bee Gees molto famosa degli anni 60 che si intitola I Started a Joke, e noi abbiamo fatto questo joke, nel senso abbiamo pensato che per muovere un po' di così, fare un pochino di sì,
di muovere un po' la polvere, insomma, per far capire che eravamo in grado di fare delle canzoni di un certo tipo. Abbiamo scelto questo mezzo, che è stato mettere sul web con una serie di accorgimenti un brano senza nessun tipo di riferimento, se non dei riferimenti che chi voleva capire capiva, e spacciarla per una canzone, per un inedito dei Bee Gees della fine degli anni 70. Siamo riusciti nell'intento, perché dopo pochi giorni, insomma, chiaramente si sta parlando di quello che è l'ambiente, i fan, proprio i fan dei Bee Gees, che comunque nel mondo sono tanti, cioè voglio dire, per la legge dei grandi numeri si sta parlando di centinaia di migliaia di persone, e molti hanno scambiato questa canzone per un pezzo dei Bee Gees. Quindi ci sono vari dibattiti nei forum, chi l'ha scritta, chi non l'ha scritta, di quale anno è, ma come mai è uscita fuori, come mai è stata fino adesso nascosta, ma chi la canta quello, la canta quell'altro, cioè, insomma, molto divertente. Noi ci siamo fatti un sacco di risate, insomma, queste cose. Qualcuno, sui forum, no? Qualcuno diceva: ma questi sono i Bee Gees, e veniva subito insultato da tutti, praticamente. questo giochetto è durato fino a quando poi non abbiamo deciso di fare un video e svelare le nostre facce da schiaffi, che appunto in qualche modo dichiaravano che appunto era stato un po' un piccolo scherzo che avevamo fatto. Ma la cosa bellissima è che, nonostante questo, dopo che ci siamo rivelati, non si sono rivoltati contro di noi, ma anzi, la canzone è stata apprezzata ancora di più. Questa è stata l'aspetto più positivo di tutto, e che ci ha poi permesso di poter pensare un intero album di inediti. Ma il nostro Alex, lo dico ai nostri telespettatori, non è solo cantante, non è solo musicista, non è solo compositore, è anche attore, perché ha fatto due musical davvero interessanti. Uno, vabbè, dopo che abbiamo parlato dei Bee Gees, La febbre del sabato sera, non poteva essere diversamente, e poi è stato anche il personaggio del un po' noioso. No. Cioè, fai sempre le stesse cose. Poi hai interpretato anche il fantasma dell'opera, quindi eri Eric il fantasma. Ecco, come ti ci vedi un po' nel mondo del musical, considerando poi che è un mondo un po' lontano, no, da quello che è la discografia? Guarda, io apprezzo moltissimo i musical, non tutti ovviamente, però ci sono proprio delle opere che sono dei capolavori, insomma. Questo Fantasma dell'Opera è un capolavoro, e io ho partecipato a questa edizione un pochino così, che poi voi dovete sapere che Andrew Lloyd Webber ha un controllo su quest'opera pressoché totale in tutto il mondo, per cui bisogna fare veramente, cioè, per avere la possibilità di rappresentare il Fantasma dell'Opera bisogna avere dei requisiti che in pratica è impossibile avere, cioè, nel senso, nessuno può produrre quest'opera senza spendere una quantità di soldi mostruosi, insomma. Per cui questa cosa a cui ho partecipato è stato un esperimento che è stato fatto negli anni 90, non era, diciamo, stato possibile poi portarlo avanti proprio per queste cose, questi problemi che ti stavo illustrando, cioè per i problemi di diritti, eccetera eccetera. Però è stata un'esperienza molto divertente, molto formativa anche questa, dove mi sono cimentato con cose di cui pensavo di non avere niente a che fare, appunto come la recitazione di un certo tipo, insomma. Poi sono entrato appunto in contatto diretto con questa realtà del musical, che comunque personalmente mi piacerebbe sviluppare in un futuro, dal punto di vista soprattutto della composizione,
della composizione dei brani, dell'assemblamento di una storia, insomma, dalla parte, diciamo, di chi scrive, non di chi sta sul palco. E, per quanto riguarda sempre il sabato sera, diciamo, lì è stato un po', sai, un gioco forza, no? Che abbiano chiamato me per fare una parte, perché chiaramente non avendo, diciamo, già al tempo portato in giro questo gruppetto dei Trigise, la voce si era sparsa, le voci circolano e mi hanno chiamato per fare questa parte nella Febbre di sabato sera di Piparo, insomma, anche quello, chiaramente quello invece aveva una dimensione già più, insomma, più grande, ed è stato molto molto divertente, molto molto divertente. Alex, grazie al tuo lavoro sei stato un po' in giro per il mondo, soprattutto con i Trigis, insomma, oltre 1000 concerti, non so se mi spiego, mica male direi. Mi piacerebbe sapere qual è il posto più bello che ti è capitato di vedere, se c'è ovviamente, e perché? Guarda, questa grandissima fortuna, che boh, è una fortuna che si può anche dire senza essere diciamo tacciati di così di prosopopea, insomma è una fortuna che uno si è anche creato, no? Nel senso, abbiamo creato una situazione che è richiesta in tutto il mondo, e noi abbiamo avuto la fortuna, e speriamo anche quella di riprenderla al più presto, di lavorare molto nelle navi, dove andiamo a fare, proprio ci chiamano a fare proprio i concerti nei teatri, quindi proprio come artisti, si chiama Interport Artist, questa dimensione, cioè l'artista che viene chiamato nella nave, fa lo spettacolo e se ne torna poi a casa. Ma la cosa bella è che non è che abbiamo iniziato nel Mediterraneo e poi ci siamo spostati in tutto il mondo a fare questa cosa qua, e insomma siamo riusciti a vedere dei posti che probabilmente se non avremmo mai visto. Voglio dire, l'anno scorso, poco prima che poi fossimo chiusi tutti quanti dentro casa, noi eravamo appena stati in Polinesia e l'isola di Pasqua, per esempio, un altro posto straordinario che, insomma, per dislocazione al centro dell'Oceano Pacifico, insomma, no? Insomma, bisogna proprio avere una grossa volontà e anche una grossa, diciamo, quantità di soldi per arrivarci. per cui ritrovarsi in questo posto assolutamente pazzesco è stato, insomma, una bella botta. Questo per dire, poi siamo stati in pratica in tantissimi posti, poi in Europa stessissimo, siamo andati a suonare nelle isole, siamo passati per le isole Salomon, per l'Australia, insomma, di giretti ce ne siamo fatti tantissime volte in Asia. Quindi ecco, questo è un altro aspetto abbastanza, insomma, per cui essere grati, insomma, per cui essere grati di aver avuto l'opportunità e avere l'opportunità di vedere posti, di girare, conoscere persone. È un po' un cliché, ma è così, nel senso che fai musica, vai in giro per il mondo e questo è una ricarica che va sia da una parte che dall'altra, cioè, ripeto, è un cliché, è un po' un cliché questo qua del musicista che gira il mondo, ma è un cliché che ha una sua dimensione reale, nel senso che il mondo restituisce al musicista quello che il musicista dà suonando in giro. Ecco, diciamo, chiudo con questa frase d'effetto. Alex, il lavoro del musicista ha tanti aspetti belli, però c'è anche l'aspetto legato alle rinunce, no? In qualche modo. Ecco, qual è la rinuncia più grande che senti di aver fatto per amore della musica? Ma guarda, io non lo so, forse la rinuncia a essere normale, ecco questa.
la rinuncia a essere normale, non aggiungo altro, perché di altre rinunce importanti per fortuna non ho dovuto fare, però ho rinunciato a essere una persona normale e mi sta bene così. Ascolta Alex, ti faccio una domanda così per far sorridere un po' i telespettatori e per sorridere anche insieme. Visto che tu sei un chitarrista, i chitarristi hanno questa mania di comprare chitarre in continuazione, non sono mai soddisfatti dei suoni, non sono mai soddisfatti di nulla, sembra quasi una scusa il dover comprare una nuova chitarra per giustificare il fatto che il suono di quella precedente non ci piaceva. Ecco. mi viene da chiederti, qual è la tua chitarra preferita? Perché presumo tu ne abbia tante. Io ho molte chitarre, ma non ce n'ho, non sono un feticista. diciamo che ho mi piacciono moltissimo, mi piacciono tantissimo le chitarre, però sai, tra l'altro io essendo uno che poi, ripeto, poi non suono anche nel pianoforte, sono altre cose, non mi proietto, non sono identificato completamente con lo strumento chitarra, però le amo tantissimo, ne ho comprate adesso una da pochissimo tempo, anzi due veramente, da pochissimo tempo, per cui comunque la mia preferita è una chitarra che comprai ormai una trentina d'anni fa, ed è una semiacustica, una chitarra, è una Echo. Pensa, è una Echo, è una chitarra, appunto, una chitarra italiana, una semiacustica Echo, che è, ce ne sono pochissimi esemplari nel mondo, ed è quella, diciamo, che a cui tengo di più, perché per una serie di motivi anche effettivi è quella, diciamo, che, e poi suona assai bene, diciamo pure questo, perché suonava male, magari la mettevo da una parte, la guardavo e dicevo quanto sei bella, ti voglio bene, però magari non la usavo. Ecco, invece questa qua l'ho portata più o meno ovunque. Beh, mi fa piacere scoprire che sicuramente non appartiene a quei chitarristi che si azzuffano nei forum dei chitarristi o sulle pagine Facebook. No, io rifuggo da queste, assolutamente. Ovviamente per scherzare un po', per riderci su, insomma, per assolutamente ironizzare un po' sui musicisti, tutto qua. Ascolta Alex, tu ami gli animali? Sì, molto, moltissimo. Ho tre gatti in una casa e due da un'altra. avevo anche fino a qualche mese fa anche una cagnolina che amavo molto, che purtroppo, insomma, non c'è più e, insomma... gli animali sono, io ho anche un istinto proprio, sono uno di quelli che parla agli animali che sembro veramente una persona disturbata quando parlo con gli animali, però non mi vergogno, anche davanti alla gente parlo gli animali con una specie di linguaggio veramente privo di qualsiasi senso, però insomma io mi esprimo così con loro, insomma. E loro mi capiscono. Sì, ma gli animali capiscono tutto quello che noi diciamo, eh? Ci capiscono più gli animali delle persone. Allora Alex, ti faccio giusto qualche domanda prima di chiudere al volo, rispondimi così, sì. Di getto. Il tuo colore preferito? Il mio? Il tuo colore preferito? Viola. E il tuo film preferito? Senti, qua come faccio a risponderti? Il mio film preferito 2001 di sé nello spazio. Wow, bellissimo. Un tuo pregio e un tuo difetto? E mi vengono in mente soprattutto i difetti, però dico il pregio è l'empatia e il difetto la pigrizia. Spiegaci brevemente il tuo concetto di felicità, cos'è per te la felicità? La felicità è venire a patti con se stessi. È una bella risposta, non me l'aspettavo, questa volta hai sfruttato tu l'effetto sorpresa. Progetti futuri, Alex? Progetti futuri, se ci rifanno uscire di casa, riprendere il live appena possibile. Io ho appena finito questo... Ho appena finito, sto lavorando
a questo nuovo disco, chiamiamolo così, insomma, ho lavorato a nuovi brani, vediamo, e continuo a lavorarci, tra l'altro, non smetto, anche perché posso fare questo, e questo è quello che riesco a fare e mi piace fare, tra l'altro, poi sono tra l'altro devo dire sono anche piuttosto soddisfatto di come sta uscendo, quindi da stasera ricomincio a lavorarci. Possiamo trovare la tua musica? Se i telespettatori vogliono comprare la tua musica o ascoltarla? Allora, su tutte le piattaforme online, Amazon, Spotify, sono presenti i miei album, Middleman 314, ovviamente anche su YouTube ci sono, basta, insomma, se basta digitare il mio nome, escono, dovrebbe uscire un bel po' di cosine, insomma. Però fondamentalmente dischi fisici purtroppo non ce ne sono molti in giro, ce n'ho qualcuno avanzato qua a casa mia, però insomma ce ne stanno, c'è un 10 copie di 314 in CD. Rarità. Alex, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, ci ha fatto un immenso piacere chiacchierare con te, sei una persona veramente bella, sincera, molto, molto simpatica e confermo il fatto dell'empatia, perché assolutamente è così, ti sei descritto alla perfezione. Noi di RTM, noi tutti i telespettatori ti auguriamo ogni bene, speriamo di ritornare presto tutti in scena, di rivederti sul palco con i Trigis, ma anche in un concerto con i tuoi bellissimi inediti. E grazie. Salutiamo i nostri telespettatori e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Alex, un abbraccio. Grazie a voi. Un abbraccio, grazie. Ciao, alla prossima, ciao. Alla prossima.